Amici di YouTube, ciao a tutti, buona Pasqua a tutti voi, bentornati sul canale. Oggi finalmente ci sarà l'estrazione del Charizard. Avete partecipato numerosi, prendiamo subito il barattolone. Eccolo qua il nostro barattolone bello pieno. Come vedete ho messo anche una figurina di Charizard, ma non è il Charizard Premio. Come sapete il Charizard Premio è quello dell'espansione Expedition che ho qui dietro. Dove ce l'ho? Non lo trovo più. Eccolo qui. Ecco il nostro Charizard. Non so se si vede e soprattutto non so se si vede il Charizard. Intanto lo mettiamo qui. L'uovo dei Pokémon, l'uovo di Pikachu. Sono riuscita a trovare anche l'uovo. Ho dovuto cercare in mezzo a centinaia di uova perché non si trovava quello dei Pokémon. Quindi seguirà poi anche il video di apertura dell'uovo, vediamo che cosa contiene. Ma passiamo all'argomento di oggi, cioè all'estrazione del Charizard. Innanzitutto volevo ringraziarvi per esservi iscritti al canale e per aver partecipato a questa estrazione. Ringrazio tutti quelli che hanno commentato, tutti quanti sono stati inseriti nel barattolone, anche i ritardatari. Tutti quelli che hanno ricevuto una risposta da parte mia sono sicuramente, tutti quelli che sono visibili sul canale sono inseriti nel barattolo. È stato un grande lavoro perché ho dovuto andare a controllare tutte le liste più volte, però credo di non aver dimenticato nessuno. Ricordo a tutti che questa è una delle tante estrazioni che ho in programma, ce ne saranno altre in futuro. Chi non sarà estratto rimarrà nel barattolone, perché chi mi segue già da un po' di tempo sa che poi comunque ci sarà sicuramente il calendario dell'avvento, quindi per dicembre ogni giorno una nuova estrazione, ma ci saranno anche altri eventi prima, quindi non disperate, auguro a tutti buona fortuna, però sappiate che se non sarete estratti oggi avrete altre possibilità perché rimarrete all'interno del barattolone. Bene, direi che andiamo al nostro sfondo e procediamo con l'estrazione del vincitore. Ecco il nostro barattolone, siamo pronti per l'estrazione. Ho dato una bella mescolata a tutti i bigliettini. Ho passato gli ultimi giorni a ritagliare i bigliettini. Ripeto ancora una volta, tutti quelli che sono all'interno del barattolone ci resteranno fino alla fine dell'anno. Quindi chi non sarà estratto non disperi, perché ci saranno altre estrazioni durante l'anno, soprattutto poi a dicembre ci sarà il calendario dell'avvento, quindi chi viene estratto non rientrerà nel barattolone per tutto il 2022, quindi potrà poi rientrare nel 2023, ci sarà un reset al 31 dicembre. Per gli altri rimane sempre aperta la possibilità di vincere. Spero di poter portare avanti altri eventi, altre estrazioni, quindi non disperate. Detto questo, diamo l'ennesima ultima mescolata. Buona fortuna a tutti. Apro e procedo. Ecco il bigliettino. E andiamo a vedere, già mezzo srotolato, il vincitore è, o la vincitrice, Shiny Freya. Lo metto più vicino, non so se si vede. Shiny Freya, hai vinto il Charizard. Mettiamo il Charizard sullo sfondo, eccolo qui, lo facciamo vedere ancora una volta. È un Charizard mio personale del set Expedition, acquistato ormai 20 anni fa. Shiny Freya, complimenti, hai vinto questo Charizard. Ti chiedo la cortesia di lasciarmi sotto al video un commento, magari anche un grazie, fa sempre piacere. E poi mi puoi contattare su Instagram, lascio il link in descrizione e così ci organizziamo per la spedizione. Allora, mettiamo il bigliettino in vista per tutti, quindi complimenti Shiny Freya, mi dispiace per gli altri e auguro a tutti in ogni caso una buona Pasqua. Aspettate, vediamo se si vede. Ok,
Niente da fare, vabbè, spero che si veda. Auguro a tutti una buona Pasqua e ci vediamo presto con un nuovo video.